La nostra chiusura è dedicata al ciclismo perché esattamente 50 anni fa, il 6 agosto del 1972, Marino Basso conquistò a Gap in Francia il titolo mondiale, beffando negli ultimi metri con una volata imperiosa Franco Bitossi, che sembrava ormai destinato alla vittoria. Con la telecronaca del grande Adriano De Zan riviviamo quei momenti drammatici e al tempo stesso esaltanti in immagini che vediamo per la prima volta a colori. A domani. La sua pedalata era leggermente diminuita, ecco che ora Bitossi forza i tempi, forse si volta, forse ha ritrovato la condizione necessaria per questo ultimo sprint, per resistere. Bitossi è ormai a soli 100 metri dal traguardo, Bitossi si volta ancora, forza Franco, ma ecco che anche Basso esce fuori, ecco Basso, ha vinto Basso, primo Basso, secondo Bitossi. Merckx, Mortensen ha vinto Basso.